Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Spada. Nello scorso episodio abbiamo fatto le miniere di Galar. Vero? Sì, miniera di Galar. E abbiamo incontrato Beat. Comunque, sì, abbiamo incontrato Beat e basta. In questo episodio cosa faremo? Andremo verso Tarfield, attraverso il percorso 4. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace, non mi piace. E niente, partiamo subito. Una piccola cosa. Nello scorso episodio ci sono state due evoluzioni. Rolycoly si è evoluto in Karkol e Rookidee in Corvisquire. Però, notate che in squadra ho Rolycoly. Questo Rolycoly era del farming, che non è andato bene alla fine. Però questo ha Vapor Macchina. Io voglio vedere se quando si evolve modifica l'abilità. Quindi, sì, nel caso, sì. Per vedere se l'abilità cambia o no. Alla fine, mi interessa questo. Comunque, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace, non mi piace. E partiamo! Allora, vi chiedo già scusa per quello che è successo nello scorso episodio. So che era abbastanza lungo. Però ripeto, io voglio esplorare. Ok. Quindi per il momento sì. Ve l'ho già detto? Mi sa di no. Ovvero che, questo è importante. Fare il teletrasporto, il volo taxi, non vi porta direttamente davanti qua. Vi porta in mezzo al percorso 3, dove c'è la tenda della ragazza, se vi ricordate. Quindi questa. Questa qui penso sia un checkpoint per farvi fare il volo. Andare in capeggio. Ok, va bene. Comunque sì, è una cosa un po' cattiva come dire, ma vabbè. Perché mettervi in mezzo, ho visto un Pikachu. Ok, qua si può incontrare Pikachu. Allora, qua ci sono le bacche. Qua c'è qualcosa? Assolutamente no. Allora, prendiamo un po' di bacche visto che ne ho bisogno, come dire. Allora. Ok, ancora posso farlo. Ora, basta, non smetto. E prendiamo tutto il resto. Allora, 5 bacca liege e 2 bacca mela. Ok. Allora, intanto che ho per primo ho coso. Sì. Devo levare Corvisquire perché è troppo alto di livello, come dire. Quindi devo andare su squadra. Devo levare Corvisquire, lo metto in basso qua, tanto per. Così facendo non gli faccio guadagnare tante XP. Il campeggio fa parte dell'allenamento speciale dei Pokémon. Mi manca giusto una sfida con un allenatore come te. Ok, Eros, va bene. Allora, Meo, di Galar. Ok, perché mi dice già super efficace? Perché ho preso il Meo coso, il Meo evento? Ok. Comunque, Meo, a parte il bruciapelo, dovrebbe essere tipo acciaio, quindi su quello sono sicuro. Però non so la forma evoluta. A parte, non so perché mi dice subito che è super efficace, anche se io ho preso il Meo di canto, quindi boh. A parte questo, niente. XP, tra poco Drizzle dovrà andarsene dalla squadra. Allora, Seedot. Ok, nitrocarica. Forza. Mamma mia, questo coso è davvero un carro armato, letteralmente. Allora, XP ancora, vabbè, Sizzlipad al 13. Allora, Butterfree, ok. Allora, Butterfree, vabbè, forma evoluta di cosa, come si chiama? Di Caterpie, sì. Comunque, non vi ho parlato di Seedot. Non mi ricordavo neanche che c'era Seedot.
Vabbè. Ma l'ho... ho trovato Seedot, no? Boh, non mi ricordo neanche. Vabbè, a parte su persona di Butterfield, grazie. Allora, Seedot, difensore fisico mi sembra, però no... diventa di tipo buio. Però non è tanto buono, come dire. C'è la sua forma evoluta. Ok, rapigiro. Dicevo, c'è la sua forma evoluta nelle terre selvagge. Nuzleaf. Però sì. Non è tanto buona, come dire. O meglio, io non lo trovo utile. Ci sono tipi erba molto più potenti. Molto, molto più potenti. Allora, ok, tutti al 19, very good. Ok, Yamper al 19 e Drizzle al 19. Occhioni lucidi, cosa fa? Non mi ricordo. Attacco e attacco speciale, assolutamente no. Se era difesa e difesa speciale andava veramente bene. Allora, Eros sconfitto. Eppure ero sicuro che fossero al massimo della forma. Sì, ma ero più in forma io, come dire. Allora, rimettiamo Corvisquire, quindi Corvisquire torna in squadra. Sì, purtroppo, se ci sarà questo problema di XP dovrò fare così. Allora, nello scorso episodio ho usato Carcol, Yamper e per un po' Corvisquire. Ah, mi viene da dire Corviknight, scusate. Comunque ora devo usare il loro due. Allora... andiamo. Vediamo chi si incontra qui. Meo. Ok, si incontra già Meo. Ora vediamo se mi dice qualcosa in più. Allora, intanto Velox Ball. Tanto per. Ora, ripeto per l'ennesima volta, mi dispiace se i video vengono lunghi, ma ripeto, voglio esplorare il più possibile. Quindi sì, alla fine. Ora, visto che c'è le zone di erba, se incontro un Meo posso saltarlo, quindi sì, dovrò tagliarlo. Allora, mi dice qualcosa? Non mi dice nulla. Va bene. Allora, fammi vedere un po' le tue statistiche. Sei attaccante fisico, vedo. Ok. Ok, solite mosse tipiche di un Meo. Sì. Vabbè. Ora ovviamente vedremo il Pokédex. Allora, andiamo su. Mamma mia, ci metteremo secoli. Posso fare di lato? Oh, di lato si fa molto prima. Meo, eccolo. Allora, come si fa a cambiare? No, cambiare. A parte R dice cambia lingua, ma non è vero. Ah, ecco, con destra e sinistra. Allora, Meo, tipo acciaio, forma di Galar. Parte del suo corpo si trasforma in ferro dopo un lungo soggiorno e continui allenamenti con un battagliero popolo del mare. Non ho capito. Parte del suo corpo si è trasformato in ferro dopo un lungo soggiorno e continua allenamenti con un battagliero popolo del mare. Ah, ok. Da quando era... intanto la coda è davvero carina. Da quando era qui a Galar, si è allenato sul mare e l'acciaio si è fuso col suo corpo. A parte praticamente sembra che abbia la barba, quindi va bene. Ok, allora, vediamo un po' che altro c'è, che è successo. Era un Electrike, quindi l'ho tagliato. Allora, antiparalisi, ok. Che è quel coso in mezzo? Ah, un altro Electrike. Allora, guarda, non sono uguale a un Pikachu? Sì, a parte che hai corso in giro come non si può dire cosa. Hardy, Pokebimbo. Che manda Pikachu, ovviamente. Allora, vediamo un po'. A parte sono svantaggiato, però dovrei essere più veloce e più forte di un Pikachu. Quindi, Hydro Pulsar dovrebbe bastare, no? Attacco rapido.
Devasto totale. Allora, ok, 14. Drizzle deve assolutamente andarsene. E devo mettere Corvisquire e poi Yamper. Ok. O se no metto subito Yamper e siamo a posto. Pika! Che carino però, eh. Davvero, davvero carino. Allora, ho visto Pinkaboo. Allora. No, ho sbagliato. Uffa. Allora. No. È Y. Maremma. Allora, adesso, con tutta la calma di questo mondo, cerchiamo di prendere tutto. Tre Minor Ball che sono utili. Allora, Pinkaboo. Vero Pinkaboo? Pinkaboo, ma che Pinkaboo? Allora, Pinkaboo. Non mi ricordo come si evolve. Non mi ricordo come si evolve, ripeto. Però è... sinceramente, Erba Spettro... Sinceramente è me, non ho mai trovato utilità in Pinkaboo. In Pinkaboo, perché dico Pinkaboo, non lo so. Ah, allora, morso. Ok, e tanto perché sì, ti lancio una Pokéball. Ok, Pinkaboo catturato. Senza problemi. Allora. Ok. D'accordo, gli mancano tre livelli. Lucidatura che non voglio farti imparare, ho già scelto. Allora. Pinkaboo, vabbè. Niente soprannomi. Invia al PC. Ok. Allora. Cosa? Ok, era un meo, come dire. E qui c'era Vulu. Allora. Ok. Milceri. Milceri. Quello che è, insomma. Ok. Nuovo Pokémon. Elettrococcola. Voglio catturarti. Tanto per. Ok, parrato. Allora, dolce bacio. Che aveva l'ombra di coso di Yamper, vabbè. Allora, Pokéball. E dovrei catturarti, tipo, perché... Paralizzato. Danni, per favore. Tre, dai. Ok. Allora, Milceri. Che cos'è? Anzi, chi è, soprattutto? Ok, Corvisquire deve andare al primo posto, mi sa. Allora, Milceri, panna fresca, ok. Pre-evoluzione di chi sappiamo noi? Panna fresca, tipo folletto. Il suo corpo è fatto di panna, è nato dall'unione di particelle di profumo dolce disperse nell'aria. Non posso dire cosa può sembrare questa descrizione. Ma studiatevi un po'. No, non posso dirlo, non posso dirlo, per favore, non posso dirlo. Oioi. Non posso dirlo, è troppo brutta come cosa. Allora, attaccante speciale, vedo. Però ha mosse fisiche. Nebula Roma. Aumenta di un alleato tramite. Ah, ok, quindi questo è perfetto per i due contro due. Le battaglie a team. Allora, dolce bacio, profumino, riduce molto l'illusione dell'avversario e basta. Un grande difensore speciale. Sì, dolce velo rende il Pokémon e i suoi alleati immuni al sonno. Buono, dai, buono, buono. Allora, PC ovviamente. E devo ovviamente andare avanti, sono già 15 minuti. Prendi questo e scappa, caramella rara. Comunque, ho già deciso che se devo catturare dei Pokémon, lo farò in parte off camera. Però, cioè, se devo allenare i miei Pokémon, lo farò off camera. Ma soprattutto catturerò dei Pokémon, quelli che non ho nel Pokédex. Perché una parte voglio cercare di completarla, come dire. Allora,
Ok, 360, 282. No, te non mi importa. Proviamo un po' Corby Squire, visto che nello scorso episodio l'ho usato veramente per mezza lotta alla fine. Allora, alleno Pokémon da 50 anni, ammira il risultato. Li porti bene gli anni, Kama. Wow, hai più di 50 anni ma li porti veramente bene. Allora, Electrike contro ovviamente un Pokémon volante, sono un genio. Allora, intanto voglio vedere quanto ti faccio. Voglio vedere questa combo. Un Gheguzze con l'attacco di un Corby Squire con tracottanza. Voglio vedere quanto ti faccio. Azione, vabbè. L'intelligenza artificiale per il momento fa veramente pena. Ancora. Però non ho capito quello che ha detto quel tizio nella miniera. Ovvero dovevo usare uno strumento. Quindi non lo usano? Se non lo usano ci rimango male, sinceramente. Ok. Vabbè, non mi fai praticamente nulla perché c'ho la cosa. Ok, quindi li usano. Ok, finalmente. Un po' di difficoltà. Tracottanza. Ma comunque KO. Ok, allora, 140, perfetto. Effetto di avanzi. Come mi piace, ho avuto davvero fortuna a trovare avanzi. Davvero davvero fortuna. Lotad. Lotad, erba acqua di terza gen. Sì, terza gen. Sinceramente, perché Ludicolo è utile per castare pioggia danza. E basta, per castare pioggia danza. Quindi sì, con nuoto Velox ovviamente è buono. E basta. Kama sconfitto, perfetto. E proseguiamo, visto che siamo quasi a 20 minuti. Allora, qui nulla. Si incontra altro, come dire. Badiou, oh mio Dio, finalmente ti ho trovato. Unico problema è che tu sei fragilissimo. Minor Ball. Ok, Badiou catturato finalmente. Uno dei Pokémon che sinceramente ho amato. Io, vabbè, come tutti, ho amato la quarta gen. La quarta gen l'ho amata tantissimo. Allora, Badiou. Vabbè, non importa. Alternacura. Quando il Pokémon viene sostituito guarisce dai problemi di stato. Questa è buona. Assorbimento paralizzante. Affanno seme. Affanno seme è utile per capire l'abilità dell'avversario. Tipo, se io voglio cercare, ora faccio esempio, un Pokémon a caso. Corby Squire con la seconda abilità che non mi ricordo il nome. Ora la guardo. Datemi un secondo. Perché mi interessa la seconda abilità. Agitazione, ecco. Voglio trovare Corby Squire con agitazione. Lo posso trovare praticamente facendo in questa maniera. Becco affilato. Ok, che aumenta le mosse di tipo volante. Cavolo. Allora, strumento. Sposta. Allora, questo lo metto su di te. E su di te. Strumenti. Apri. Ti do il becco affilato. Assolutamente lo trovo. Intanto qua. Ah, la bacca mela. Ok. Vai. Perfetto. Comunque dicevo, facendo in questa maniera, al posto di prendere, catturare il Pokémon e fare robe, posso vedere subito la sua abilità. Forza. Ok, Magikarp. Consigli utili. Esistono mosse fisiche e mosse speciali. Vabbè, sì, lo sappiamo. Lì ce ne ammetti. Comunque dicevo, sì,
Con questa mossa alla fine potete vedere l'abilità dell'avversario. Però state attenti. Gli date un'altra abilità. Intanto qua si trova anche Yamper. Gli date un'abilità che può... velo puro? Se chi là è il primo della squadra, aiuta ad allontanare i Pokémon selvatici. Ok. Fermi! Eevee! Qui si incontra Eevee. Ok, bene. Lo devo catturare. Quindi qua si può farmare Eevee. Farmare Eevee. Allora, voglio provare a usare Tracottanza e basta. Vai. Ok, non gli faccio praticamente nulla. Sguardo fermo e soprattutto sono tipo volante. Quindi è questa la cosa che fa ridere. In parte. Perché comunque l'abilità si attiva anche se sono volante e la mossa è terra. Brutto colpo, era bene. Ancora turbo... Non ha mosse l'attacco? Va bene. Ora tranquilli vado avanti dopo aver catturato Eevee. Comunque dicevo... Eevee, te ti farai catturare. Ti farai catturare. Anzi, potrebbe essere rischioso. No, Tracottanza, dai. Dicevo, sostituire, mandare Yamper e usare elettrococcola. Però ho paura che usando una mossa mi faccia male, quindi boh. Perché di norma questo coso dovrebbe avere azione, penso, quindi sì. Allora, fatti catturare con questa, dai. Ok. Eevee catturato, very very good. Qui si incontra anche Eevee, quindi se volete farvi il set evolution è qui. Allora, devo mandare Yamper, quindi avevo ragione di mandarlo. Allora, Eevee. Oh mio Dio. Ah, perché non ho preso Let's Go Eevee, aver potuto farlo? Vabbè. Allora, attaccante speciale. Potrebbe essere un... potenza le mosse dello stesso tipo del Pokémon. Quindi sarebbe stato ancora più difficile. Attacco rapido, mi avrebbe fatto quasi il doppio del danno, tipo. Questo potrebbe essere un... Allora, o un... no, cosa potrebbe essere? Forse... Un... Non lo so, perché visto che qua ci sono tutte le evoluzioni, non so cosa potrebbe diventare. Perché qui, al contrario, vabbè, come ho già detto, di Pokémon Let's Go, ci sono tutte le evoluzioni, non ci sono solamente Jolteon, Flareon, dov'è? A parte potevo dare queste al Rolycoly per farlo evolvere, però vabbè, a questo qua che ho. Dicevo, avrei potuto... Cioè, no, oh mio Dio, mi sto confondendo. Allora, non c'è solamente le tre evoluzioni, Jolteon, Flareon e Vaporeon. Perché premo R? Oh, yoi. Ma ci sono anche le altre evoluzioni, tipo... intanto... Repellente, buono. Te di sicuro avrai Eevee, come dire. Ci scommetto. Sì, non mi interessa. Ho un'altra zolletta di erba, Flo, da fare, quindi ci metterò un po'. Milcery, no! Non ha Eevee. Ok. Dicevo, ci sono anche altri Pokémon, quindi, come dire, è più difficile la cosa. Del tipo, ora, quello lì diminuisce difesa speciale e aumenta, aumenta attacco speciale. Non saprei che tipo può diventare di coso. Quindi o potrebbe diventare un Vaporeon come diventare un Jolteon. Quindi sì, perché ripeto, Jolteon attaccante speciale e Vaporeon difensore speciale attaccante speciale. Però c'è anche Umbreon, Espeon... E anche altri cosi. Come... ora mi sfugge il nome. Mi sa che qua Glaceon non esiste. A parte mi ha usato Assorbibacio, ho visto. Fai veramente schifo.
Ripeto, non so se c'è Glaceon. Però sarebbe figo. Allora, elettropopolata l'ho già usata, quindi di nuovo comete. E KO, very good. Allora, muoviamoci. Siamo già a 27 minuti, devo muovermi. Ok, Drizzle è salito, compreso Corvisquire. Ok. Ruota fuoco al 15 impara. Al posto di Avvolgibotta. È praticamente inutile Avvolgibotta. Fa un danno ripetitivo, impedisce al Pokémon di uscire dalla lotta, ma è praticamente inutile. Allora, va bene. Allora, qui ci sono i Diglett, lì c'è roba. Lì c'è un Meo che non voglio. Potenzia le mostre di tipo Coleottero, quindi questa è buona per coso. Radice energia. Ok, come dire. Allora, qua c'è roba, no. Diglett, là c'è roba, scusate. Due precisioni X che non servono a nulla, di sicuro le venderò. Allora, proseguiamo di qua e facciamo anche questa zolla. Allora, Electrike, che non ti voglio, Meo non ti voglio, no. Ok, no. Oh mio Dio. No. Mamma mia, troppi, troppi Pokémon che ti saltano addosso. Troppi ce ne sono. Allora, Joltik. Allora, Joltik contro Yamper. Chi vincerà dei due? Di sicuro il mio. Allora, comete. Vediamo quanto ti faccio. Coleomorso. Non mi può mangiare, ok. Mi confondo sempre perché. Perché visto che avanzi è la forma di una mela finita, ho paura che me la mangino. Però in realtà sono sciocco. Perché è un oggetto. È un oggetto, non è una bacca. Quindi sì, sono un po' sciocco. Allora, velocità diminuisce, ma tanto Yamper ti farà sempre male. E la bacca. Il avanzi cura. Avanzi comunque cura in maniera percentuale pari alla vostra. Alla vostra vita. Quindi più vita avete, più dovrebbe curarvi. Meno vita avete, meno vi cura. Quindi sì. Allora, mandato KO. Livello 20, quindi ora ho tutti al 20, perfetto. E direi di usare Carcol. Ok. Scintilla, oh, finalmente. Al posto di... Allora, elettrococcola fa male. Perché paralizza sempre. Quindi direi... comete, visto che posso insegnargliela senza problemi. Poi nel caso levo elettrococcola e metto di nuovo comete. Mamma mia, la difesa di coso è granitica. Forza antica, mio Dio! Cavolo. No, ma che mi preoccupa a fare? C'è coso. Allora, abbattimento è utile. Contro i tipi volanti. Muro di fumo è utile. Abbattimento. No. Rapigiro. C'è il coso al centro Pokémon che mi fa ricordare le mosse, quindi se voglio ricordarle non c'è problema. Ah, sono ancora con la mentalità vecchia, quindi davvero wow. Allora, avanzi. Grabbin. Ok, va bene. Carcol, come avevo detto. Ora, voglio vedere Forza Antica com'è. Solo per vedere. Oh, Grabbin, purtroppo devo shottarti, come dire. Forza antica. Ok, è sempre il solito, non è praticamente cambiato. Allora, ok, tanta roba. E Ricky sconfitto. Ho perso, che peccato. Ah, ok, l'ho capita. Allora, qui Missy Spillo. Ok, tipo caduta massa di tipo tipo coleottero. Utile per i po'.
Dicevo, utile per i Pokémon che hanno. Qua c'è qualcosa? No. Dicevo, utile per i Pokémon che hanno. Come si chiama? No, non abilegame. No. Com'era? Insomma, quell'abilità. Ora mi sfugge il nome. Che fa sempre 5 colpi se avete una mossa che va a colpi. Quindi, sì, è utile come cosa. Qui c'è qualcosa, ho visto. Antiparalisi, va bene. Tutti continuano a muovere, quindi devo sfidarti. E direi che tu sei l'unico. Ciao, sono Eevee. Vabbè, sì, credici, credici. Jasmine. Che manda in campo? Eevee, oh, almeno. Cioè, quell'altro è Pikachu e manda Pikachu. Te sei Eevee, mandi Eevee. Ovvio, dai. Allora, Nitro carica. Ora che ci penso, qual è la statistica più alta che ho di coso? Non mi ricordo. Nitro carica. Ok. Abbattimento. Corpo di fuoco, haha, fregato. Forza. Comunque, corpo di fuoco, per chi non se lo ricordasse, dimezza l'attacco, cioè, corpo di fuoco, lo scottato dimezza l'attacco e l'attacco speciale, quindi è davvero utile come cosa, corpo di fuoco. E in più fa schiudere le uova più in fretta. Però ci sono le uova in questo gioco? Boh, penso di sì, poi boh. Sono Eevee, ma ho perso, che tristezza. Wow, ti vedo molto triste, proprio molto molto triste. Allora, di qua c'è roba. Vitalerba, ecco come si chiamava. Ho preso tutto. Sembra di sì. Quello che è un Meo e quello è un Meo. Ok, ho preso tutto e ho sconfitto tutti. Mamma mia, sono quasi a 35 minuti, devo muovermi. Vulù, non correre, aspettami. Vulù si scontra con te e si ferma. Stai bene? Il mio Pokémon non ti ha fatto male, spero. Aspetta un attimo. Tu sei uno sfidapalestre, vero? Ebbene sì. Ne ero sicuro. Ricordavo di averti visto alla cerimonia di apertura. Il mio nome è Yarrow. Sono un capo palestra e lotto con un po' con Pokémon di tipo erba. Sono così emozionato di avere uno sfidante sponsorizzato dal campione. Non vedo l'ora di affrontarti allo stadio e testare il tuo talento. La mia palestra si trova un po' più avanti, alla fine di questo percorso. Su, torniamo in palestra. Gli sfida palestre ci attendono. Ci aspettano. Ok, va bene, e ovviamente c'è Hope. Prima di fare questo, direi di finire qua l'episodio. Però. Sì, dai, finiamo qui. Allora, nel prossimo episodio vedremo un po'. Come si chiama? Tarfield. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace, e al prossimo episodio. Ciao! Bam!